Ed oggi, amici, nonostante l'incertezza del tempo, siamo qui ad Ingria con le nostre miss territoriali di Miss Paradisia. Per l'Epic Race sentiamo le parole del sindaco sulla manifestazione. Buongiorno a tutti. Beh, l'incertezza c'era, ci abbiamo provato, ma noi ci proviamo sempre. Noi a Ingria ci crediamo e oggi dai, il meteo è stato ancora clemente, qualche gocciolina sul finale, ma è andata bene perché comunque è una manifestazione sentita, vediamo tutti i piloti, gli amatori, chi si vuole cimentare in queste cose un po' particolari. D'altronde a noi a Ingria piace proprio sviluppare anche queste manifestazioni che servono anche a far conoscere il nostro territorio. Direi quindi ben riuscita. Ed ora stiamo per arrivare alla fase della premiazione, quindi qualche
pronostico? Bah, la cosa più importante è divertirsi. Penso che oggi sia stata una giornata all'insegna del divertimento, quello che vogliamo qua nelle nostre valli. Insomma, siamo uno dei borghi più belli d'Italia, il comune fiorito, quindi un ambiente bello. L'invito è quello di venirci a trovare. Sarà una premiazione, ma una premiazione all'insegna proprio della passione per i motori, il ricordo anche per tanti nostri amici che ci aiutano e chi ormai ci aiuta, insomma, da lassù. Come vedete, non ci si ferma mai, i rumori di sotto indicano proprio il fatto che c'è sempre fermento. Una bella giornata, come dicevo prima, anche se con qualche goccia, non può che essere il giusto inizio per una stagione che avrà altri importanti eventi, tantissimi. Dalla prossima settimana i concerti di Ingra Woodstock Festival, per poi passare al Sagre Enogastronomiche. Insomma, l'estate della Valsoana è incominciata e direi veniteci a trovare. E a proposito di borghi più belli d'Italia, oggi le nostre quattro miss territoriali hanno girato la scoperta degli angoli più suggestivi, quindi seguiteci per vedere dove sono state. Grazie anche a tutta Ingria per l'ospitalità. Sui borghi più belli d'Italia è un importante traguardo che abbiamo raggiunto l'anno scorso, come quello anche di essere comune fiorito. Abbiamo rappresentato anche l'Italia nel 2018 a livello europeo, l'anno scorso a livello mondiale rappresentavamo l'Italia a Communities in Bloom, la massima onorificenza in ambito di fioritura, accoglienza, green e ambiente turistico. E quindi questo per noi è un grande onore. La forza ovviamente è quella della gente, siamo un piccolo comune che ci crede e come vedete attorno si crea un gran rumore quando ci mettiamo in pista con qualche buona idea. E come si diceva poco fa col sindaco, si parla anche di green con Ingria e siamo qui con Andrea Cane che ci può sicuramente dire in merito a questo qualcosa. Beh, innanzitutto oggi una grande soddisfazione perché abbiamo portato tanto turismo qua in un piccolo comune della Valsoana, quindi l'importante è far conoscere le nostre eccellenze canavesane. Adesso sentite un rumore di un'automobilina d'epoca. Vabbè, oggi ovviamente c'era il tema dell'epoca, quindi delle tradizioni, dei motori di una volta, dei motorini, però noi ci teniamo a far conoscere le nostre montagne e i nostri piccoli comuni, quindi oggi è stato un evento soprattutto per il territorio, quindi green io penso che sia anche quando porti la gente a far conoscere le nostre montagne, a far vedere queste bellezze, queste realtà. E tra l'altro il tempo è stato anche clemente perché sta iniziando in questo momento a piovere. Esatto, siamo stati fortunati e poi voglio aggiungere proprio questo, anche il fulcro, il succo di Miss Paradisia, quindi il territorio, le tradizioni e i comuni che rappresentano e che sono i protagonisti del territorio appunto e di Miss Paradisia. Quindi siamo contenti di essere stati qua, grazie a tutti voi anche e andiamo alle premiazioni direi. Esatto, avete fatto un grandissimo lavoro, come l'ho già detto più volte, avete portato lungo tutto il territorio canavesano un qualcosa che serve non solo ai turisti ma proprio ai cittadini, la valorizzazione delle nostre famiglie, delle nostre realtà e sicuramente anche delle nostre bellezze e delle ragazze che vogliono mettersi in gioco. Oggi abbiamo dato un ennesimo esempio di squadra, a me piace sempre dire squadra canavese, che poi cosa vuol dire? Vuol dire fare rete, vuol dire coinvolgere diverse realtà. Oggi abbiamo fatto tra l'altro anche solidarietà perché abbiamo continuato a raccogliere i fondi per comprare un'auto per il piccolo Nicolas, perché è quel bambino disabile di Rocca Canavese per il quale la famiglia ha bisogno di un'auto per poterlo portare visto che ha una grave disabilità. Quindi aggiungo ancora questo per ringraziare tutti voi e per far capire che, ecco, e per far capire l'importanza ancora una volta di fare squadra come territorio. Grazie. Grazie mille a tutti. E oggi qui a Ingria siamo qui anche appunto per un memorial importante. Vuoi parlarci di chi si tratta? Sì, questo memorial è dedicato a mio fratello che è gemello, cresciuto, si è andati a Cornier ma si è sempre vissuti qua, anzi in questo posto proprio dove siamo adesso è la casa di mio nonno. E mio fratello aveva sempre fatto festa anche con il consigliere Andrea Cane e tutta l'altra gente di Ingra. In questo posto ci divertivamo, siamo cresciuti, abbiamo fatto festa e cioè, è proprio un bel posto. Solo che poi un giorno lui ha fatto una decisione e adesso purtroppo non c'è più da 7 anni. E allora abbiamo deciso di ricordarlo perché era una persona anche molto piena di vita. Era una persona importante, comunque quando eravamo un gruppo piccolo, il paese piccolo,
le persone che eravamo facciamo un bel gruppo, e quando viene a mancare un membro del gruppo è sempre una grande mancanza. Poi è una persona veramente buona, di cuore, poi qua è tipo una famiglia. E allora abbiamo deciso ogni anno di dedicargli praticamente un memorial, che è questa gara di Ciaupa, che era anche lui un grande appassionato di motori. E lo facciamo col cuore, perché per noi è una cosa importante e veramente, cioè, quando una persona viene a mancare, la cosa secondo me fondamentale è quello che quella persona ha lasciato dietro di sé, e lui ha lasciato veramente tanto amore, tanta generosità, e secondo noi è un bel gesto ricordarlo, perché alla fine tutte le cose finiscono, ma una cosa secondo me che è eterna è l'amore. L'amore secondo me va oltre quello che può essere una cosa materiale. E io, soprattutto perché sono suo fratello gemello, e anche le altre persone, lo facciamo per amore verso Paolino, che era uno di noi. Ha fatto questo passo avanti prima di noi, che tutti noi dovremmo fare un giorno, e noi, cioè, per quello che possiamo fare è ricordarlo. Noi lo ricordiamo ogni giorno, ma una volta all'anno facciamo questo bellissimo evento in sua memoria, perché è bello, noi ci divertiamo, come abbiamo visto oggi è un evento di goliardia, non c'è, cioè la cosa più importante, il premio di oggi è divertirsi, non c'è nessun altro premio se non il divertimento e passare una giornata d'amicizia. Allora, è importante per noi questo. Grazie, quindi grazie a Ingrid anche per questo gesto importante di questo memorial dell'Epic Race, grazie. Noi ricordiamo che una volta all'anno seguite sul sito di Ingra che ci sono tutti gli eventi, tra tutti gli eventi che possiamo fare ci sarà anche Woodstock a breve, le feste, le sagre di paese, c'è anche sempre questo memorial, ma andando sul sito è sempre aggiornato. E ringraziamo, io ringrazio anche a tutte le persone che sono venute qua oggi, perché comunque purtroppo dobbiamo contenere i numeri, ma oggi eravamo già 30 persone e è stato un bel evento. Per fortuna il tempo ci ha aiutato, quindi direi che io sono estremamente soddisfatto della giornata.